La conquista dell'Italia si realizzò in quasi 2 secoli e mezzo in 3 fasi principali. La prima, dal 500 al 350 a.C., Roma conquista il Lazio, sottomettendo via via gli Etruschi e gli altri popoli che erano stanziati in quest'area. Nella seconda fase, dal 343 al 290 a.C., Roma si scontra con i Sanniti, una popolazione agguerrita che risiedeva in un'area che comprendeva l'entroterra campano, pugliese e abruzzese. Nella terza fase avviene la conquista della Magna Grecia. Qui Roma, dopo aver sottomesso Taranto, espande il suo dominio in tutta l'Italia meridionale, quell'Italia in cui si erano insediati i greci a partire dall'VIII secolo a.C. Dopo una fase di scontri armati contro i Latini, i Romani rinsaldarono la Lega Latina e Romani e Latini combatterono insieme contro Equi e Volsci, 2 popolazioni italiche anch'esse stanziate nel Lazio. Insieme Latini e Romani raggiunsero il controllo di quest'area nel 430 a.C. Un'altra guerra nel V secolo a.C. vide Roma contro l'Etrusca Veio, infine conquistata nel 396 a.C. Nel 390 un gruppo di Galli Senoni, provenienti dall'Adriatico, invase Roma e l'espansione romana si arrestò. In seguito Roma si riprese, sconfisse le resistenze dei Latini alla sua egemonia, sciolse la Lega Latina. Il Lazio era finalmente sotto il controllo di Roma. Intorno alla metà del IV secolo a.C., più precisamente nel 343, Roma iniziò lo scontro con i Sanniti. Chi erano i Sanniti? Erano una popolazione italica il cui territorio si estendeva su un'area che comprendeva l'entroterra campano, pugliese e abruzzese, un territorio più vasto rispetto a quello occupato da Roma in quel periodo. Quello con i Sanniti fu un conflitto che impegnò Roma per 50 anni, per un totale di 4 guerre, dal 343 a.C. al 290 a.C. I Romani subirono dure sconfitte, soprattutto durante la seconda guerra sannitica, ma riorganizzarono l'esercito e accerchiarono i Sanniti attraverso colonie e alleanze. La terza guerra sannitica vide un'alleanza antiromana formata anche da Etruschi, Galli e Umbri, sconfitta però dai Romani. Nel 290 a.C. i Sanniti si arresero. Nel periodo seguente Roma risospinse i Galli verso nord e sottomise via via tutte le città etrusche. La sconfitta dei Sanniti ebbe conseguenze importanti, aprì infatti la via alla conquista dei territori dell'Italia centrale, abitati da Umbri e dai Galli Senoni, e dell'Italia meridionale, che corrispondevano alla Magna Grecia, Puglia, Calabria e Campania.